una risoluzione. Decide di mandare un usciere a casa del Chiarchiaro per invitarlo a venire all'ufficio di istruzione. Vuole parlargli, ha capito che l'unica soluzione per evitare una debacle, una sconfitta, l'unica soluzione possibile è fargli ritirare la querela. Ritira la querela e almeno non può ottenere giustizia, non nel modo che D'Andrea vorrebbe, ma può evitare problemi maggiori. E quindi vuole dimostrare a Chiarchiaro, dimostrandogli 4 e 4 8, che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione inevitabilmente sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ovvio, li processa, vengono processati, vengono, dice D'Andrea, sicuramente assolti, e la conferma in un modo o nell'altro che la fama di iettatore se la deve tenere il nostro Chiarchiaro e quindi non può ottenere giustizia. Altro discorso in diretto libero, molto interessante, che potrebbe essere discorso in diretto libero, nella pièce viene dato in bocca al giudice. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi, soprattutto, perché questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo. Dice il nostro Pirandello con questo discorso, che questo discorso a carico del narratore, forse un pensiero di D'Andrea, non si sa, è il bello anche della letteratura, viene lasciato in questo caso all'interpretazione del lettore, che può interpretarlo come un pensiero del giudice o come un pensiero dell'autore. E il pensiero è molto interessante, dice che è più facile fare il male che il bene, perché il bene si può fare soltanto a chi è predisposto a ricevere il bene, altrimenti diventa un tentativo inutile. Se ne accorse bene quella volta il giudice D'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiarchiaro che gli era entrato nella stanza, mentre egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi piacere, che storie sono queste? Vergognatevi!» Quindi Chiarchiaro entra e il giudice reagisce saltando in piedi, addirittura per uno così come abbiamo visto presentato, molto preciso, puntuale, eccetera, facendo volare le carte per terra. Cosa sarà successo? Pirandello ce lo dice adesso. Il Chiarchiaro si era combinata una faccia da iettatore che era una meraviglia vedere. Si era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata. Si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto d'un barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro sorcigno che gli sgonfiava da tutte le parti. Ecco, Chiarchiaro si è conciato come un iettatore. Vediamo dal punto di vista tecnico come Pirandello lo descrive e cerchiamo prima di tutto, vediamo cosa ci dice di fatto. Dunque, si è fatto crescere, Chiarchiaro si fa crescere la barba sulle gote, quindi una barbaccia brutta, ispida, cespugliata, quindi non una bella barba liscia, uniforme, ma fatta a cespugli, quindi un pezzo cresce e poi c'è un vuoto, un pezzo cresce e poi c'è un vuoto. E questa barba su queste gote, quindi sulla faccia gialla, già non ci dà un segno, diciamo, di salute, anzi di inquietudine. E ha sul naso un paio di grossi occhiali d'osso, quindi già strani, inquietanti. L'osso fa ovviamente riferimento alle ossa dei morti e quindi un po', possiamo dire, terrorizzante. Gli davano l'aspetto di un barbagianni, cioè di un gufo, e aveva poi indossato un abito rovinato, sorcigno, quindi di un grigio scuro, che gli sgonfiava da tutte le parti, cioè nel senso che non gli sta mica bene, anzi si è gonfio da qualche parte, tutto storto, possiamo dire, è inquietante. Come sottolinea questa descrizione Pirandello? Attraverso la scelta, in particolare lessicale. Innanzitutto dice Chiarchiaro si era combinata una faccia, non dice si era truccato, si era preparato, no, si era combinata. Combinare, noi usiamo il verbo combinare, ho combinato un pasticcio,
dà l'idea del disastro, del fatto del combinare qualcosa di non preciso, di non fatto bene, ma di raffazzonato. Quindi già questo già ci dà subito l'idea che il suo aspetto sarà raffazzonato, non sarà curato, che era una meraviglia vedere, un contrasto, no? Meraviglioso, meraviglioso, ma meraviglioso in quanto inquietante. Una barbaccia ispida e cespugliata. Anche queste parole hanno un suono molto forte, molto chiaro: barbaccia ispida e cespugliata. E qui gli occhiali si era insellato sul naso, quindi come se il naso fosse una sorta di cavallo, quindi ci dà l'idea di questo naso grosso, e lo mette gli occhiali in sella sul naso. Gli occhiali abbiamo già detto d'osso, e che danno gli aspetto di un gufo, ma Pirandello usa la parola Barbagianni, che è un tipo di gufo, una razza di gufo, e la parola Barbagianni recupera l'idea della barba e quindi enfatizza l'aspetto ancora sconvolgente di Chiarchiaro. Aveva poi indossato un abito, e qui è lustro, sorcigno, non grigio. Non grigio topo è già più raffinato. Sorcigno, ci dà ancora di più l'idea quasi enfatizza appunto l'idea di questo grigio sporco e inquietante dell'abito, che abbiamo detto gli sgonfiava da tutte le parti.